grande successo. Oltre 60.000 alpini del Triveneto si sono ritrovati a Vittorio Veneto per la Dunata del Centenario. L'appuntamento che la squadra di Rete Veneta ha seguito in diretta ha visto una grande cornice di pubblico e la presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il ministro per le autonomie Erika Stefani e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. E proprio Zaia ha ricordato l'impegno degli alpini nel servizio di protezione civile, dicendo: "Non c'è Veneto senza alpini, non ci sono alpini senza il Veneto". La scelta di Vittorio Veneto non è stata casuale. Qui si combatté l'ultima sanguinosa battaglia che portò alla vittoria l'esercito italiano contro l'impero austro-ungarico nell'ottobre-novembre del 1918, pagando un elevatissimo prezzo di vite umane da ambo gli schieramenti. Nutrita la presenza di penne nere dal Bassanese e dall'altopiano di Asiago, con loro molti amministratori locali. L'appuntamento è per l'anno prossimo a Tolmezzo.